Ciao ragazzi, bentornati oggi in un nuovo video. Ho provato in questi giorni a fare un po' di draft in maniera tale da andare a ricercare dei tots da provare per voi e devo dire che la caccia è stata abbastanza fruttuosa, infatti ho avuto modo di provare probabilmente tre tra quelli che sono i giocatori più chiacchierati di questo Team of the Season Community, ovvero Simon, Felipe Anderson e Zà, direi di andare per gradi, quindi andiamo in ordine, partiamo proprio dal buon Moses Simon, che ovviamente come tutti saprete è un esterno sinistro, 1,68 m, quindi brevilineo, 4 mosse abilità e 5 di piede debole, il che si tratta sicuramente di parametri molto 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 validi, anche visto il prezzo, stiamo parlando di una carta che costa più o meno su 200.000 crediti su Xbox e credo poco più su PlayStation. Per quanto riguarda la velocità, vi dico subito che il 99 di accelerazione unito al 98 di velocità scatto si sente assolutamente tutto e in particolar modo per quanto riguarda quello che è lo speed boost che io vado a fare e di cui ho anche fatto un tutorial che trovate sul canale, veramente riesce a farlo alla perfezione, riesce a prendere molto campo sull'avversario. L'unica cosa che ho riscontrato un po', diciamo così, negativa è il fatto che quando porta palla non la tiene proprio attaccata al piede, spesso tende con l'allungarsela e questo magari soprattutto quando si trova lanciato, in campo aperto verso la porta, vi deve insomma indurre ad essere attenti perché, magari arriva davanti al portiere un tocco di più e, il portiere in uscita vi può soffiare il, pallone. Per quanto riguarda le statistiche di tiro, abbiamo quell'85 di finalizzazione che vi dirò si sente perché a segnare il buon Simon segna, anche per quanto riguarda il sinistro, il 5 piede debole, non è uno di quei 5 piedi deboli totalmente efficace, ma comunque si sente, però spesso e volentieri capita che colpisca la palla in maniera strana, non segna, prende i pali, la butta fuori, fa quei classici tiri deboli che vengono presi dal portiere, quindi non è proprio un clinical finisher se vogliamo definirlo così, nonostante comunque abbia anche 92 di potenza tiro, vabbè, tiri da fuori non ne parliamo proprio, al volo lasciano il tempo che trovano, i rigori poco ci importano. Per quanto riguarda le statistiche di passaggio, abbiamo un 83 di corto che è un ottimo parametro, mentre per il lungo abbiamo un 71, ma comunque trattandosi di un esterno non è che andremo a fare questi grossi passaggi lunghi con l'esterno, anzi ci affideremo più al corto e comunque quell'83 lì fa il suo. Per quanto riguarda agilità 99 ed equilibrio 99, il tutto viene un po' penalizzato dalla reattività 79, perché nonostante il giocatore abbia un ottimo body type, io l'ho trovato non così agile, ad esempio non è agile palla al piede come può essere un Neymar, un Dalglish, un Butragueño, un Belyeder, eccetera eccetera, si trova in una categoria un po' intermedia, è sì agile ma non vi aspettate insomma di avere un 99 di agilità o un 99 di equilibrio totale perché quella reattività lì per me lo penalizza abbastanza. Controllo palla 88, vi dicevo, non è che l'ho sentito più di tanto perché mi è sembrato tanto allungarsi il pallone, dribbling e freddezza sono parametri ok, per quanto riguarda elevazione, resistenza, forza, anche siamo lì e vabbè, l'aggressività non ci interessa così come le statistiche difensive. Quindi giudizio finale su questo Simon, devo dire che comunque per quello che costa mi ha impressionato, vi ripeto, parliamo di una carta che costa 200k, stile intesa consigliato che gli andrei a dare magari un finalizzatore, un qualcosa di questo tipo, o anche un cannoniere, un predatore. E sicuramente è uno degli esterni migliori per quanto riguarda la Ligue 1 e sicuramente anche se avete tanti crediti, diciamo, da poter investire, ma neanche troppi, e credo sia uno dei migliori super sub del gioco arrivati a questo punto. Quindi diciamo, se gli possiamo dare un voto da 1 a 10 a sto Simon, gli darei un 7, un 7 sì. Passiamo avanti e andiamo al buon Felipe Anderson, che ha un costo di circa 630k su Xbox, credo poco più su PS, 4,4, 1,75 m e fa l'esterno anche lui. Velocità scatto e accelerazione, anche qui assolutamente li sentiamo tutti, anche lui se ne va benissimo con lo speed boost che sono solito fare e su quella fascia veramente alle volte risulta essere imprendibile. Addirittura qui abbiamo un 99 potenza tiro unito a un 86 di finalizzazione, rispetto a Simon, Felipe Anderson io l'ho trovato diciamo più freddo sotto porta,
Mi è sembrato che riuscisse a finalizzare un po' di più, ovviamente sul destro, perché col sinistro, col quattropiede debole, a meno che non è proprio nella porta, è molto più soggetto ad errore. Ha anche un ottimo tiro dalla distanza e al volo, ma insomma con un esterno, già quest'anno non è che si tira troppo fuori, figuriamoci con l'esterno. Per quanto riguarda i passaggi, qui statistiche da top player, perché abbiamo 91 di corto e 85 di lungo, quindi veramente veramente top anche per quanto riguarda le assistenze, il buon Anderson. Poi abbiamo 96 di agilità, 93 di equilibrio, 83 di reattività e paradossalmente, come vi dicevo, io l'ho trovato più agile di Simon, perché quel 83 di reattività si sente nonostante non abbia 99 di equilibrio e 99 di agilità, ed risulta anche essere un po' più alto per me. È più agile palla al piede, soprattutto negli spazi stretti. Difatti ha anche un 95 controllo palla, il che gli permette di tenere palla in campo aperto un po' più attaccata al piede rispetto a Simon, e ha un ottimo dribbling, anche la freddezza è ok. Beh, statistiche di difesa le bypassiamo, resistenza 90, aggressività 82, la forza chiaramente è quello che è. Ma il giudizio che do di questo Felipe Anderson è sicuramente di una gran carta, stile intesa, consigliato, finalizzatore, oppure predatore, cannoniere, e se anche a lui dobbiamo andare a attribuire un voto da 1 a 10, direi 8, e sicuramente questa carta risulta essere l'esterno migliore attualmente in Premier a sinistra, inferiore solo a Manettoti, e secondo me risulta anche essere meglio di Neymar base per quanto riguarda il ruolo di esterno. Per quanto riguarda il ruolo di COC, anche potrebbe farlo, ma risentirebbe della mancanza della 5 piede debole rispetto a Neymar, motivo per il quale andrei a preferire comunque Neymario per il ruolo di COC. Passiamo all'ultimo giocatore, vi devo dire la verità, è quello che mi ha sorpreso di più, ovvero Zaha, il quale costa tanto, e vi inizio a dire che il costo è totalmente ingiustificato, e non le andrei a spendere onestamente diciamo i crediti che attualmente costa per acquistarlo, però qualora dovesse scendere, soprattutto con l'uscita poi del tozzo completo di Premier, questa è una carta molto interessante, perché è alto 1,80 m, 5 di skill. Peccato veramente, e vi sottolineo peccato con la matita rossa 10 volte, per quel treppiede debole, perché se avesse avuto anche 4 questo sarebbe stato veramente un gran giocatore. Andiamo a vedere perché. Perché per quanto riguarda attributi di velocità, io vi assicuro che si sentono tutti, il buon Zaha è veramente rapido, soprattutto in campo aperto, il 97 controllo palla gli permette di andarsene tenendo la palla attaccata al piede, quindi riuscite ad evitare tutte quelle situazioni nelle quali appunto arrivati sotto porta il portiere riesce a soffiarvela perché il giocatore attaccante fa l'ultimo passo e se la fa intercettare. Per quanto riguarda la finalizzazione sono rimasto colpito, perché 90 di finalizzazione e 93 di potenza tiro veramente si fanno sentire, sotto porta è rarissimo che sbaglia Zaha, soprattutto appunto quando si trova sul destro, anche col sinistro devo dire la verità, il treppiede debole è chiaro che si sente, però se gli andate a far fare quella conclusione sicura, bene o male ce la fate a segnare, addirittura ha fatto un gol in rovesciata di sinistro, ma poi la cosa che più mi ha colpito è che fa degli agganci ma stranissimi, come se fosse un karateka, prende la palla in tutti i modi, l'arpiona, veramente mi ha colpito. Per quanto riguarda il passaggio abbiamo un ottimo corto e uno scarso lungo, ma anche qui per l'attaccante conta più il corto del lungo. Agilità, equilibrio, reattività, parametri eccezionali. Infatti sto Zaha a me è piaciuto anche per quanto riguarda l'area di rigore, si girava bene e faceva anche i miei tanto amati dragback veramente bene, quindi era questa la cosa che in particolar modo mi ha impressionato. Dribbling addirittura 99, freddezza 90, statistiche di difesa non ci importano ovviamente, ha un'ottima resistenza, anche una buona forza ed è anche un buon parametro di aggressività. Anche per lui, se dobbiamo dare un voto da 1 a 10, considerando un po' tutti i parametri e considerando anche il prezzo, considerando il prezzo io vi dico 7 meno. Però questo qui, io vi ripeto, qualora dovesse scendere di prezzo, anche sui 300-400k, secondo me è molto valido, nonostante il treppiede debole, certo che quest'anno lo esclude dal meta, però secondo me può essere una carta divertente da utilizzare, io vi ripeto mi ci sono trovato. Stile d'intesa consigliato, vi ripeto, anche in questo caso magari un finalizzatore o un predatore o un cannoniere, secondo me per il buon Zaha sono le soluzioni ideali. Quindi raga, per la review di questi tre giocatori è tutto, spero che insomma il mio parere vi sia stato utile, magari fatemi sapere se voi li avete trovati, provati e cosa ne pensate, io vi saluto e ci vediamo prossimamente qui sul canale raga, peace!